oggi ci sfidiamo alla scatola magica! Una magia che potete fare anche voi a casa! Tutto l'occorrente è proprio nella scatola magica! Pescate, ragazzi! Che cos'è? Il colino! Le luci di Natale! Sono le luci di Natale! Ci torneranno utili! Un sacco di farina! Carta da forno? Sì, ma non cucineremo! Del nastro! E la presa! E non dimentichiamoci la scatola! Ale, non spuntarmi! Mi ricorda il video della casa stregata! Prendo paura! Una scatola di cartone, l'importante è che sia abbastanza alta, tipo la mia manona così! In questo modo vedremo che la luce si diffonderà, ma non vi diciamo di più! E ringraziamo la maestra Sara Mati per questa super idea! Sì, è arrivata proprio dalla pagina Facebook dell'asilo! Ma cosa faremo? Faremo una scatola luminosa per disegnare con la farina! Per prima cosa ho fatto un buco segretissimo sul retro della scatola e in questo modo passerà il filo. Qui abbiamo il trasformatore che attaccheremo alla presa di corrente. Mettiamo le luci di Natale sul fondo della scatola, appiattiamo per bene e le mettiamo nel modo più confusionario possibile, di modo che la luce sia casualmente diffusa. Piratessa, accendi le luci, vai Mati! Prendi il trasformatore e appiccicalo qua! Trasformatore! Nella super presa, luce accese? Sì! Ecco la scatola magica! Per una sfida pazza potete usare anche le luci intermittenti! Molto pazza! Non ve lo consigliamo! Vi consigliamo di utilizzare quelle fisse! Se mettiamo sopra della carta forno, la luce si diffonde magicamente! Se poi spegniamo la luce, meglio! Vado! Voilà! Avete visto che magia? Noi qua sopra disegneremo utilizzando la farina! Wow! Hai visto che bellezza? Ma adesso dobbiamo coprirle tutte! E scocciare per bene! Per avere una superficie in cui potremo disegnare col nostro ditone o la zampa! Ciao! Cosa ci servono, Mati? Farbici! Arrivano le farbici! Tagliamo a misura la carta forno. E poi, grazie, batti 5 Alfred! Applichiamo ora lo scotch per bloccare per bene la nostra carta forno. Utilizzate lo scotch più potente che avete perché la carta tende ovviamente a scivolare, è carta forno. Altrimenti potete usare anche un foglio di carta per creare questo effetto, oppure una tovaglia di carta. Spolverizziamo! Spolverizzazione! Ti ricarico. Adesso vedete, la farina con il setaccio la mettiamo proprio su questa superficie su cui andremo a disegnare col dito. Così. Esatto, avete visto? Vi consigliamo la farina normale perché quella di mais è un po' troppo sottile. Anch'io voglio fare un cuoricino, vediamo. Ehi! Allora anch'io vado. Sì, vai Mati. È bellissimo, super luminoso. Per ridistribuire la farina basta sbattere leggermente la scatola. Poco poco, così si ridistribuisce. E siamo pronti per un nuovo disegno e con un pennello ci possiamo anche aiutare. Ma iniziamo la sfida! Qui abbiamo infarinato le carte di Pictionary perché sarà un po' come giocare a Pictionary, ovvero dovremo far indovinare quello che stiamo disegnando e infarinando con le dita. Abbiamo 30 secondi di tempo. Secondo l'app GBR e la sua clessidra che potete scaricare gratuitamente al link in descrizione. Mati pesca la carta gialla, che è quella Kids. E voi due ragazzi vi girate. Nicolò, girati. Sono pronta. Brava Mati, io vado col timer per i 30 secondi. Via. Che cos'è ragazzi? Allora, un collo gelato. Una piramide. Non possiamo dire niente, non possiamo fare versi. Cosa c'è sopra? Prova, bella idea. Una pensarci. Coppetta, un bicchiere, una fragola. No, un collo gelato. No. Un gelato. No. Una montagna. Sì, è la neve. Grande. Ce l'abbiamo fatta? Giusto prima del suono. Magico. Pesca Niki. Ecco la farina della fortuna. Leggi e scegli una delle qualsiasi parole che vedi. Noi ci nascondiamo. Così ragazzi potete anche voi provare a indovinare. Cosa succede? Stai facendo pulizia? Sì, nella casa di Barbie sto dipingendo un po'. Ah, no, avevamo solo la farina prima sopra? Non so se Barbie sarà contenta. Ci sono, Vai Niki. Allora, avete fatto partire il timer? Forza Ale. Ragazzi, provate a indovinare con anche voi, con noi. Una fungo. Una nuvola, un fumo. Questo è un gelato, un camino. No, è un uccellino. Io sono il giudice. Non dovrei stare zitto. Ma questo gioco è troppo carino. È una persona col ciuffo in... Un cavaliere. No. Dai, ci siamo. Sembra. Un'armatura. Sì. Grande Mati, mitica. È finito, viene così. Stupendo. Bello. Ma perché dobbiamo cancellarlo? Per fare un'altra manche, tocca a me. Ali, le carte adulto. Ecco, mi pareva. E per noi sarà una sfida difficile, dobbiamo riuscire a indovinare. Scegli, puoi anche scegliere. Via, partito il tempo, Ale. Una ruota, una gomma. Un treno. Ho capito, un treno. Una macchina. Una macchina. Un carro attrezzi, giusto?
No. No, che cos'è? E non tenermi la mano. Una ruspa! No, un'auto, quelle cose che demoliscono. Un... Oh, ah, quelle che mettono cemento. No. No, neanche quelle. Una betoniera. No. Sta per finire il tempo. Suono magico. È una ruota di scorta del bagagliaio. È vero. Ale, gioco anch'io. I piccoli stanno vincendo. Devo riuscire a farvi indovinare. Datemi la carta. Beccati questa. Ok, ragazzi, non ve la mostro, così provate a indovinare. Via. Partiti. Allora. Una mongolfiera. Topolino. Una faccia. No. Un ciuffo. Tu. Il ciuffo. Ah, Harry Potter. Grande. Ok. Mago, magia, bacchetta magica. Vediamo. Voldemort. Sì, grande. E Voldemort. Vabbè, vai. Ma giochiamo in facile. Nuovo match, ragazzi. Riusciremo a battere i giovani? Certo. La sfida è accesa. Anzi, sì, ma accettiamola meglio. Ovvero, utilizziamo l'intermittenza. Provale. E la sfida diventa pazza. Pesco. Vai, pesca, Mati. Ti aiuto nella lettura. Ovviamente io non potrò rispondere. Ragazzi, non leggete. Provate a indovinare con noi. Partita la clessidra. Un dito. La luce adesso accesa. Un'auguria. No. Ma però, avete visto? La luce si accende e si spegne. Effetto albero di Natale. È un cerchietto, sì. Sì. Parte una qualcosa. Sì. Ma come hai fatto a indovinare? Comunque da questa parte era un chiodino, eh. Come hai fatto già a indovinare? Il tempo è scattato solo adesso. Ale, così non vinciamo. Ma siamo onesti però. Pesco. Non guardiamo, ragazzi, ma proviamo a indovinare. La superficie è stata ricostruita. Lo so, una barca. Ma no, aspetta. Un elefante. Una luce che si spegne. Via. Partita la clessidra. Un triangolo, non... Non l'avevo considerato. Un gelato. No, una macchina da Formula 1. Un ring. Un anello. Una corona. Un cannone. Una giostra. Una giostra da parco giochi. Un'altalena. Sotto le stelle, luminose. Un aereo. No. Un aereo. Una catapulta. Veloce. Un'astronave. Sì. Sì. Bravo, Fabio. Ma cosa è successo alla clessidra? Me l'ho cambiata io. Ma così troppo veloce, ci vogliono svantaggiare, no. Ale. Ti dirò che abbiamo già perso, Ale, però. Perché non riusciremo a farli indovinare più di due volte, siamo in due. Io pesco lo stesso perché mi diverto. Certo, finiamo la manche. Via, partito. Che cos'è? Un gelato, hai portato quel gelato. Ah no, Pinocchio. Ho capito. La fata madrina. La Cenerentola. La carrozza. Magia. Incanto. Trasforma un pesce in una nuvola. Che cos'è? Hai cancellato? Sì. Ok. Bocca gigante. Il dentista magico. La fatina dei denti. Sì. Se taccio, ristabiliamo il campo di gioco. Qualcuno ha fatto una capriola là dietro? No. Come? Via. Partiti. Allora, ragazzi, è sparita la luce. Allora, la piramide. La sfinge. No. Le tre piramidi. Cheope, Chefren e Micerino. Ma no, aspetta. Ok, questa è la... La sfinge. Ecco, sì, questa sì. Guarda che bello. Ho fatto anche la chioma. Ok, comunque, sì, ma cosa dobbiamo indovinare? Egitto, deserto. Egitto, grande. Sì. Pulizia e magia. Va la regina del setaccio. La regina del setaccio prepara un nuovo campo. È vero, eri anche la regina della frusta, Mati. Tutte e due sono. Brava. Fateci sapere, ragazzi, se proverete anche voi a giocare con la scatola magica. E se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione. Fermate la regina del setaccio. Dopo aver setacciato per bene, ragazzi, iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdervi i prossimi video. E noi vi aspettiamo in libreria con il nuovo giocalibro della famiglia GBR. Potrete giocare anche con il corpo, sì, facendo le body challenge. Ciao, ciao!